Ciao, sono Giorgio. Sì. E questa è la mia autobiografia. Sta scrivendo, sì. Vabbè. La prima parola che ho detto quando sono venuto al mondo è stata calcio. La seconda è stata allenamento. La terza è stata pallone. La quarta scivolata. E la quinta, infine, mamma. Meno male, almeno visto la festa della mamma. Mamma, voglio allenarmi. Ah, ecco, questo è stato benissimo. Come sapete, insomma, il calcio è la mia vita. Sì, da ragazzino vedevo che i miei compagni si distraevano dietro ad essere con i capelli lunghi. Perdevano la testa per loro, vabbè, distraendosi dalla cosa più importante della vita, cioè il calcio. Come in ogni autobiografia che si rispetti, voglio togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Quando sono diventato professionista, ho dovuto sentire da parte di alcuni miei compagni delle frasi che ho faticato ad accettare. Tipo, dici se puoi. La famiglia è più importante del calcio. Fare sesso è più bello che allenarsi. Amo più mia moglie del pallone. Frasi addirittura che fatico a ripetere. Certo. Ma cari italiani. Cos'è un discorso c'è qualcuno che è andato oltre. E questa volta mi dispiace, lo devo dire. Devo fare nomi e cognomi. Felipe Melo e Mario Balotelli. E Conte. Io non gioco con il favore, delle tenebre. Il MES c'era già da diversi anni. C'entra il MES. Scusate. Mi sono fatto prendere la mano, scusate. Giorgio, comunque sono uscite molte polemiche appunto per le tue dichiarazioni. Qualcuno ti accusa di avere scritto le cose piuttosto che averle dette in faccia. Beh, ma come ho già detto, glielo direi anche in faccia, ecco. Sono al telefono. Il mio telefono. Prego. Mario Balotelli, scusate. Oh, bene. Ciao Mario, grande, come stai? Ti sta allenando come sempre? Sei un grande professionista. Non era quello che stavi dicendo. No, dai Mario, non prendertela, non pensiamo te la prendessi, dai. Alla fine eri uno che scherzava. Lo so che non te l'aspettavi da me, ma nemmeno io da te, nel senso, mi aspettavo che sapessi leggere. Nel senso, non fraintendermi. Sei incazzato. Ma che ho detto adesso? Sei incazzato, dai. C'è ancora il telefono, c'è ancora lui. Scusate. Felipe Melo, Melo, anche l'altro, sì. Felipe, pronto? No, lo so che sei arrabbiato. Sei incazzato. Ma questo non lo puoi dire. Non te lo permetto. Non ti permetterei mai più. Mai più, hai capito? Mai più. Cosa ha detto Giorgio di così? Questo male quando metto il turbante in campo. Vabbè, io questa cosa non la...